Ragazzi, bentornati su Metro Last Light. Non ci gioco da un botto, non mi ricordo neanche i tasti e quasi non mi ricordo neanche Ora dove ero sì che mi arrivato, trovo in quindi. catacombe infestate dai ragni. Dove il No. segretario generale Mazzaro No. chiaramente non è il ragno Ok, capo. no, niente ragni per piacere. Ah sì, ero arrivato qui che laggava tutto. Spero non laghi, ragazzi, perché. Madonna. Ecco, hai fatto casino. Mo' entrano, lo so, mo' entrano. Perché? Perché hai chiuso gli occhi anche, voglio sapere. Non c'è. Oh. Ma perché? è tutto. Capito, però intanto la piglio. Oh, cos'è? Figo. Qui? Mamma mia! Mi serve anche questo, dai. Sì, ma adesso. Oh, minchia, ma un fucile a pompa silenziato, ma scherzi? Ma scusami un attimo. No, no, lascia perdere. Ho due armi uguali, scusami, ma ripiglia quella silenziata, no? Ok. Adesso ne ho un pompa silenziato, un mitra, questo non so cosa sia. Non so cosa sto facendo, ragazzi. Cosa vuol dire? LB? Mo' è carica. È da provare, eh. Ma si scarica subito. Che palle. Mi cambi sta arma? Quindi si scarica. Quindi se tipo io. Oh, mi sono cagato. Vabbè, sentite, io uso queste, ciao. Perché sennò qua andiamo da nessuna parte. Povero Tata. Smettila di tremare. Il manuale dice che è il cavo rotto, quindi è quello che devi tagliare. C'è il Hai telefono che visto suona, quella Fiori? pietra lì dietro a quell'angolo? Ce la stai facendo sotto? Allora guarda come si comporta un vero uomo. Oh oh. Se sei un vero uomo, perché ti tremano le mani? Le mani non vogliono dire un cazzo. L'importante è che non tremi nient'altro. Ok. Calma. Ma oh, no, credevo di mimetizzarmi con loro, invece no. Attenzione, il nemico è vicino. Non starei usando le armi. È morto. Eccolo. Uccidilo. Non lo uccide, ragazzi. Buonanotte. No, un attimo, ragazzi, c'è un piccolo problema. Non mi ricordo neanche come. Ah, ok. Vaffanculo. No, avevo un problema. Sapete perché? Perché questo grande uomo stava usando le munizioni speciali. Ecco qual era il problema. Porca troia, ci fate voi. Dai, c'ho la scritta di uno che è online. Vedete, sta usando le munizioni speciali. Direi anche no. Questo devo ancora capire come funziona. Ah, forse ho capito come funziona. Vabbè, io nel dubbio uso questo un po' perché. Che cazzo.
Se avessi dimenticato qualcosa sopra, mi sono accorto che effettivamente di cose collezionabili ce n'è. Madonna, ragazzi, ma perché io schiaccio X per... Oh, ecco. E mi sono accorto che molte le ho anche saltate riguardando i miei video. Sono un cazzo di genio, no? Sì, ma qui verremo sgamati subito, eh. Ma io ve lo dico, la grande, ha rotto il cazzo quel coso. Ok, questi li ho perquisiti, allora andiamo via dal cazzo. Cosa succede? Non vedo una sega. Un attimo, com'è che era? Così. Bene. Ok, spegni tutto qua. No, solo un'arma, non c'è nient'altro. Fanculo. Qui? No, spegni. Questo è aperto. Ok, ha preso un filtro. Quindi penso che probabilmente... Un attimo. Si vede la manina ogni tanto. Un attimo. Eh sì, buonanotte. Ci ho provato. Questo è aperto. Puppy everywhere. No! Qui non c'è una sega. Qui? Ma entra qualcuno. Dove devo andare? Ah, bussolina, è vero, abbiamo una bussolina. Oh, ecco, vedete, questi sono i collezionabili. E io ne ho saltati tantissimi. Una cosa assolutamente certa, ora la linea rossa si sta preparando la guerra, senza fare pomposi annunci o fomentare l'isterismo collettivo come invece tipico dell'impero. Stanno pian piano creando l'esercito più forte mai visto nella metro. Il silenzio che accompagna questi preparativi di guerra mi sembra ancora più sinistro, soprattutto le dichiarazioni del Kaiser. Grande Kaiser, chi non... Sei pazzo? Però volendolo si può utilizzare per... No, no! No, non aprire, no, ho saltato delle parti. Ma vedi che sei lezzo? State facendo qui? Chiedo per l'ultimo l'edificio. Io da solo, avanti, mettetevi al lavoro. Sì, signore. Ci sono un po' troppe luci, però. Resta qui, ti sei occupato dei razzi. Li voglio tutti quanti bruciati. Comandante, non siamo imperialisti. Sparare è una cosa, ma non possiamo bruciare viva la gente. Come sarebbe a dire la gente? Questo mi sta guardando. Zitto. Non sta parlando dei rifugiati. Ma quali rifugiati? Di quelli se ne occupa il dipartimento speciale. No, no, ho sbagliato. Quindi sbrigati, forza. Spegni, muoviti. No, ma perché stai usando ancora quei cazzo di... Vabbè, dai, vai a fare in culo, ragazzo. Ma hai rotto i coglioni adesso, eh. Segna. Ricevuto la nuova arma. Ora le prendo, compagno comandante. Voglio capire perché sta usando quel cazzo i proiettili speciali. Sto coglione. Al diavolo le scartoffie. Oh. Aspettate. Vieni qua. Oh no, non si gira. Vado a prendere. Era... Un attimo solo, ma tizio là? Sono andato a controllare. Cura. Ok, allora un po' di munition. Allora mi serviva. No, metti quest'arma, please. Questa non me l'aspettavo. È successo un regge. La costruzione è in una fase decisiva. Sono a corto di uomini, quindi l'hanno assegnata a noi. Ah, oh, capisco. Ma, visto che capisci, dai qualcosa da fare a quei due fannulloni. Sì, signore. E trovati anche tu qualcosa da fare. Attenzione! Fanculo lo stint, mi stavo rompendo il cazzo. Oh, figa, sono tanti però. Vai qua dietro! Una perdita!
con loro stilt è molto più divertente così. Oh oh. Carica zio. Andiamo a prenderli tutti, Dio caro. Allarme, sono qui! Merda. Potrei provare a usare questa. Fantastica sta arma, mi è piaciuta. Davvero, mi è piaciuta, molto bella. A parte che non l'ho preso, ma sinceramente l'ho fatto apposta a non prenderlo, perché credevo fosse... Oh merda! Aprimi, ho finito la munizione! No, no, qui ci muoio, ci muoio, ci muoio! Dio! Dio! No, qui ci muoio! Curati! Mezzo! Qua devo usare le munizioni speciali, porca puttana, vieni qua! Porca merda! Crollassi il mondo, tu devi morire, eh! Cazzo, sono tosti questi. Ok, sono morti però. Dai. La tua arma la piglio. Venite stronzi. Lo vedi? No, ti nasconde da qualche parte. Senza luce è un casino, bomberissimi. Cazzo. Un attimo, No, credevo fosse ancora vivo, cazzo. Credevo si rompesse, vabbè, ci ho provato. Minchia, quanta merda. Come fa a vedermi che sono al buio? Mezzo. La bomba! Merda, l'ho sentita. Avete rotto il cazzo queste granate, ve lo dico. Se c'ha un mirino del cazzo non riesco a prenderli. No! No! L'ho preso, l'ho preso. Bastardo! Stanno aumentando. No. Porca troia, ma siete tutti degli... Ma no, cosa c'è tra lui? Ma mi ha mirato automaticamente quello lì. Esci. Una perdita. Godo. Ma non è male sta arma, solo che il mirino fa un po' schifo. Ritorna, ritorna in copertura, stronzo. Dove devo andare? In quella porta lì, sicuro? No, allora vado in quella porta qui. C'è un cazzo, bene, buono sapersi. Non li posso rompere, bene. Ok, allora andiamo in quella porta di là. Occhio perché, aspettate, adesso tanto... No, tanto siamo ravvicinati. Usiamo questo. So di essere un po' un nabbo, non aspettatevi molto, perché comunque te ti stordisco. Dannatissimo. Non avevi niente, cazzo, potrei dirsi qualcosa. Perché comunque io in sti giochi non sono mai forte, giochi così, spara tutto. Non andrò da nessuna parte, lo troverai. Ah, ci sei anche tu. Tranquillo, zio, non ti uccido. Però potresti essermi di impiccio, per questo non mi va. Belli pantaloni comunque, fanno molto. Ho sentito dei passi e anche veloci. Sento dei passi, dove cazzo arrivo? Vabbè, fanculo. Se me lo trovo davanti alla faccia, gli arriva un fucile e pompo in faccia. Via.
No, bisogna uscire fuori, madonna. Bicio, non ti far le unghie, mi spacchi tutto. Un attimo. Oh, oh. Perché? Oh merda, ecco perché ero visibile. Avevo la torcia accesa. Merda, mi dimentico sempre che con questa non si può mirare. Quello è un coso per spegnere, sì. Andiamo a spegnere un po' di luci perché... Normale. Perché c'è un po' troppo luce. Minima. Dato dal caricatore. Tutto ok. Produzione di unità nuova al separatore. Oh cazzo. A posto. Ottimo. Passiamo al secondo. Un attimo. Ma io volendo posso girarli senza ucciderli. Davvero? Devo andare qua? Non credo, Cazzo. Dite che se sparo alla luce si incazzano. Ah, però devo passare di qua, come faccio? A meno che il prof il giro dall'altra parte. Cazzo, guarda che roba. Giù a terra, stronzone. Vai a fumare la sigaretta, così passo. Andate tutti a fumarvi una sigaretta, per favore. Questo è chiuso. Cosa c'è? Niente. Come faccio? No, questo mi sgama. Oh, se mi sgamano, vado giù di pompone. Che cazzo è? Sono ancora all'ombra. Poi l'ho girato verso di qua. Merda. Oh, ce l'ho fatta! Sono riuscito a passare. Devo andare di qua? Sì, più o meno. Vorrei fumare una sigaretta. Chissà se hai fantasmi da fare. Cos'è stato? Cos'è stato? Un coltello nella tua schiena è stato. Ecco, sono pronto. Sei contento? Ok, occupiamoci di questo. Produzione di metanolo al separatore. Tutto oh, ok. Stato del catalizzatore. Normale. Velocità del compressore. Minima. Temperatura dello scambiatore di calore? Piano. Standard. Pressione del gas di sintesi? Non vedo nessuno, okay. Però. Velocità del flusso? Oh. A posto. Dimmi che devo entrare lì. Ottimo. Il cazzo, devo entrare lì. Non devo no entrare lì. No, non devo neanche andare qui. Porca minchia, ma sono tutti qua, ma che... Andate a farmi un giro. Sono pronto. Cominciamo. Velocità del flusso. Ok. Cosa? I due coglioni sti qua. Temperatura dello scambiatore di calore. Tutto ok. Produzione di metanolo al separatore. Normale. Qui, chiuso. Velocità del compressore. Oh. È un trauma perché sto cercando di non farmi sgamare, ma non è per niente facile. Mi vedono se lo uccido? Sì, mi vedono, sì. Che cazzo è successo? Ma è qua che devo andare? Forse sì. Aspettate. Il mio primo stilt, forse? Forse, Comincia. Stato del catalizzatore? Aspettate, facciamolo finire di parlare. Pressione di metanolo al separatore? A posto. Pressione del gas di sintesi? Ma è qua che devo andare, veramente? Velocità sì. Del compressore? Normale. Temperatura dello scambio? Dai! Tutto ok. Velocità del flusso? Ok.
No. Complimenti, revisione completata. Che ne dici di una pausa sigaretta? Ehi! Non ti risponderà mai più. Un altro. Pare che il segretario generale Mosvin... Vabbè, leggete voi, va. Tanto io leggo qui. Bastardo. No. Le mie orecchie mi ingannano. Arriva gente? No, dai, non ditemelo, eh. Ho fatto tutto bene, cazzo. Non devo sbagliare ora. È la stessa arma? Allora voglio questa perché c'ha il mirino. Non posso essere solo immaginato. Ricarica, va là. Ok. Andarli qua. Cazzo, ma io qua mi sa che però sono un po' alla luce, ma sti cazzi. Beh, non è poi così male. Siamo tranquilli, lontani dagli altri ufficiali. Con una sigaretta la situazione sarebbe tranquilla. Ancora questa sigaretta. È stato bravo, chissà. Non era mio. Torcia. No, no, gli sparo, ve lo dico. Carenza di sonno, gioca brutti scherzi. Dai, levati dal cazzo. Beh, non posso essere, l'ho solo immaginato. Ok. Si è levato il coglione. Ma accende la torcia, occhio, eh. Sarebbe il colmo. Perché io devo passare di qua. Ma perché mi fa salire ancora? Che cos'è che vuole ancora? Cos'è cosa a fare qua? Ma mi dice che devo andare qui? Ah, ok. Buona. Passiamo per di qua. Oh, ragazzi, l'ho fatta in stilt questa, eh. Siamo matti. In stilt. Non avevo ancora fatto una missioncina in stilt su Metro. Bello comunque questo gioco, mi sta piacendo parecchio. Hai ricevuto tu la consegna e gli esami per aspettare? Certo. Dove hai messo l'elmo? Dove c'era posto? Più che altro sugli scaffali in alto. Di essere più preciso. Preciso? Guarda dove ho lasciato la scala e lì troverai anche la merce. Il mio turno è quasi finito, scassa le scatole al tizio che aveva. C'è un registro. Ah, preso. Micio, cosa c'è? Giustizia, io alzo pace, ma ho visto come colpire dove fa più male. Sembra strano, ma hanno ragione. Se non raggiungiamo un accordo in una ci faremo fuori tra di noi ben prima che lo facciano i mutanti. Micio, la coda in faccia, eh? I comunisti, proprio come gli imperialisti, usano il bunker trovato in Londra come esca. Gente comune a bocca e si mangia tutto. Amo e piombo compresi. Poi basta, è guerra. Perché il genere umano abbia un futuro, un'altra generazione di sacrificare il cazzo. Micio. Micio, gli sparo, Micio, che dici? No, dai, ma perché usa quei proiettili che mi servono? Cazzo! Ok, fanculo. Dove devo andare? Di qua. Morice dritto nel coppinazzo, bastardo.
cazzo, ho rischiato quello. Sei cagato addosso, tipo. Vieni qua, bimbo, vieni qua. No, Micio, non ce l'ho con te. No, dai, ragazzi, è venuto veramente il mio gatto. Micio, non ce l'avevo con te. Senza offesa, eh. Mi stanno giocando. Hai perso. Quindi il lavoro lo fai tu. E io ti guardo da qui. Cosa? San. Via un altro. C'è un teddy bear. Micio, adesso ti faccio uscire, però non mi devi scassare i cab... Non mi devi scassare i cabasisi. Devo entrare lì? Yes. Ma che culo! Ho dovuto far così per forza. Via. E anche questa l'abbiamo fatta. Ma che cazzo? Quanta gente c'è? Gli altri dovrebbero tornare tra poco da tu. Tu hai mai fatto un turno lì? Sì, è un posto davvero inquietante. Sti cazzi però, devo passare di là. Ah, beh, posso passare anche di qua. Ragazzi, nella prossima puntata andiamo avanti. Cercherò di fare il più stilto possibile perché mi sta piacendo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Bella!